Entrambe, Modena e Regina, arrivano da un piccolo periodo di crisi, non vincono dal 26 dicembre, addirittura il Modena nelle ultime tre ha perso sempre, tre sconfitte. Si comincia con al 15esimo il sinistro di Ardemagni, primo tentativo del Modena su un campo, quello del Braglia, reso molto difficile dalla pioggia delle settimane scorse, si è asciugato non benissimo, non è un campo sul quale il pallone rimbalzi bene. In questo caso Baiocco non ha difficoltà sul tiro da lontano, ancora il Modena con questo tentativo di Piscitella salvato sulla linea da Adejo, innescato ancora una volta da Ardemagni. Sul calcio d'angolo battuto da destra, una serie di rimpalli, la testa di Gozzi, arriva Ardemagni, 1-0 Modena al 34esimo, 14esimo gol in stagione per Matteo Ardemagni. A Modena è sempre lui l'uomo decisivo e chiave per le partite dei gialloblu. Nel secondo tempo ancora il Modena in attacco nei primi minuti, in questo caso è Piscitella che prova con il sinistro a portarsi in zona tiro, poi con il destro è chiuso da Baiocco. Alla fine si ricomincerà con una rimessa dal fondo, lancio lungo in profondità con il tentativo sulla sinistra e l'innesco per Di Michele, il sinistro di David Di Michele, la parata di Simone Colombi. Ancora la Regina negli ultimi minuti, una serie di sostituzioni, ci prova Finschnaller che mette dentro con il destro Gerardi e la parata ancora di Colombi. Eccolo Federico Gerardi all'esordio con la maglia della Regina, siamo nel recupero, pallone in profondità, il tocco fortunato di Finschnaller che libera proprio Gerardi, esordio dalla panchina e primo gol con la maglia della Regina per Federico Gerardi. Finisce 1-1 e per la Regina è il quarto pareggio consecutivo nelle ultime quattro. Il Modena